Questa mattina un incontro a Cornier organizzato dall'amministrazione di Alpette in collaborazione col comune di Cornier per sensibilizzare la gente sul tema dei rifiuti, dell'abbandono dei rifiuti. Sì. Abbiamo ritenuto che dopo aver istituito i sabati ecologici, avendo fatto vari eventi in questi anni sul nostro territorio, ci siamo resi conto con i colleghi amministratori che non è un problema solo di Alpette, non è un problema solo del Canavese. Abbiamo sentito questa mattina anche degli interventi di amministratori non del compressore canavese. L'educazione del conferimento del rifiuto deve essere una priorità del cittadino. Il cittadino che conferisce bene deve cercare di colpire il cittadino che non conferisce bene, aiutare gli amministratori che già si adoperano per far sì che il proprio paese dimostri un senso di civiltà attraverso il conferimento del rifiuto in modo corretto. Non possiamo più pensare di avere rifiuto dalla 4,60, quindi un'attenzione a 4,60, no? Dall'inizio del Canavese fino alle valli, fino a Ceresole, fino a Val Prato, fino in tutte le valli del Canavese. Dobbiamo fare in modo di fare squadra assieme alle forze dell'ordine, reprimere il fenomeno, multare pesantemente chi sbaglia, perché per pochi stupidi il territorio non può passare come un territorio abbandonato dalle amministrazioni o dalla società che si occupa della raccolta del rifiuto, perché stiamo facendo tanto e dobbiamo dare un'immagine di Canavese verde e pulito. Il comune di Cornier, per sensibilizzare i cittadini per la raccolta dei rifiuti è corretta, punta soprattutto nelle scuole a istituire progetti con le scuole. Allora, noi stiamo puntando praticamente in due direzioni. Uno, coinvolgere le scuole, quindi non solo quelle delle elementari, le medie e le superiori, perché sono loro ormai domani i futuri cittadini, ma anche su altre direzioni, che è quella anche di punire, quindi di vedere, ispezionando le nostre varie zone, diciamo se non settimanalmente ma abbastanza quindicinale, di andare a verificare se lasciano dei rifiuti in una zona particolare dove, diciamo, i rifiuti chiamano rifiuti, quindi se trovano già un piccolo rifiuto praticamente danno l'idea che lì si può andare a conferire, e quindi anche in questo vogliamo ridurre questo, quindi stiamo lavorando in due direzioni. E poi soprattutto con le scuole, perché con le scuole siamo convinti che i ragazzini delle scuole sono quelli che trasmettono il messaggio alle famiglie, e quindi in quel caso andiamo a investire non solo su quello che succede oggi ma anche su quello che succederà domani. Tecnoservice sta cercando di mettere in campo una campagna di sensibilizzazione per riuscire a rimediare al problema dell'abbandono dei rifiuti. Esattamente, la proposta, oltre all'unione di tutti i sindaci insieme per affrontare il problema, perché come si sa l'unione fa la forza, quindi il gioco di squadra, oltre a quello abbiamo ideato un hashtag per riuscire appunto a unire tutti insieme sotto un unico tetto, che è Clean the Street, ovvero puliamo la strada, la puliamo insieme, ci mettiamo la grinta e la volontà, e soprattutto facciamo entrare nella testa delle persone che abbandonare i rifiuti è sbagliato per un fatto ambientale, estetico, economico, per tante ragioni e per il futuro dei nostri figli. L'idea quindi è quella di coinvolgere i 51 comuni e lavorare fianco a fianco con l'amministrazione comunale? Assolutamente sì, adesso in questa prima conferenza stampa abbiamo capito che l'interesse è totale, quindi non solo esclusivamente di un comune in particolare. Il problema persiste, cerchiamo di fare squadra e cerchiamo di, con le loro idee, attraverso la realizzazione della ditta Tecnoservice, a fare qualcosa in più. Noi partiamo dalla campagna di sensibilizzazione, dalle scuole, come diceva giustamente il vice sindaco di Cornier, ma anche non solo a quello, a partire anche dagli anziani, le riunioni con i cittadini, e sensibilizzare in questi termini.